ragazzi, come va? Io sono Ferenichi. E sono Steffi, che si chiama Tower United. E continuiamo la nostra convivenza con Espigiochi e Luca. E finalmente oggi si lavora, perché siamo ancora senza soldi. Esattamente, senza soldi, senza cibo, con la casa ancora mezzo vuota. Quindi abbiamo deciso di lavorare un po'. Faremo diversi lavoretti simpatici simpatici e continueremo ad arredare la casa, dato che ci sono ancora tante cose che mancano, tipo i piatti, le posate, manca il cibo in generale. Tutto. Insomma, ci sono cose gravi da comprare, come ad esempio un trampolino per tuffarsi in piscina. E questo sì è uno spoiler che vedrete durante il video. Buona visione! Ah, che bella dormita! Io ho un po' di fame, ragazzi, anche ve lo dico. Io sto morendo anche voi? Di fame. Sì, 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 andiamo a vedere cosa abbiamo da mangiare. Forza, corri, andiamo, corri, in corri. Andiamo. Chi prima arriva meglio, allora, abbiamo ancora i cartoni qua che non abbiamo imparato. Guarda il frigo. Siamo persone terribili. Le fragole, le carotine. Ma c'è nulla. Ma soprattutto non ci basterà mai il vassoio. Oh, ricottolette di pollo. Allora, facciamo un pochettino il punto della situazione. No, prima di tutto, qualcuno dovrebbe sbarazzare il tavolo, perché non possiamo essere così tanto incivili. Dai Luca, che facciamo davvero schifo. Si è mangiato tutte e due le pizze. Pulisci il tavolo. Almeno le assaggiate, ma vai, dai via. In ogni caso ho un'idea. Chiaramente questo cibo non basta per tutti e quattro. Quindi facciamo un gioco e chi vince si becca tutto questo cibo, ok? Ok, perfetto. Allora, siamo proprio poveri, ragazzi. Purtroppo sì. Funziona così. Voi tre vi nascondete. Io ho 4 minuti per trovarvi. No, qui non trovo. Fai meno. 3 minuti. 3 minuti. Facciamo in tempo ad invecchiare, Steph. 3 minuti. 3 minuti. Va bene, d'accordo. Se vi trovo tutti, mi becco io il cibo. Se non vi trovo, chi non trovo si becca il cibo. Ok? E se non ci trovi tutti e tre, è come ce lo ve lo dividete dire. E non rompete ma le come? Scatole. Vabbè, morirete okay. Tutti e tre di fame insieme a me. Ok. Allora, quindi scegliete i nascondigli belli. Andiamo. Allora, iniziate a nascondervi e dopodiché avvierò un timer. Mi raccomando, vi state giocando al vostro pranzo. Sì. Perché siamo totalmente poveri al momento. Sì. Quindi nascondetevi bene. Avete finito voi due? Sì. Io non vedo molto, okay, ma va bene. Ok, penso che siamo tutti pronti. Avviamo spero. Il timer. Avviamo il timer. Tre minuti per trovarvi. Allora, ho il presentimento che tutti e tre siete andati fuori. E ho il presentimento che tutti e tre siete andati verso l'alto. Ma non è vero. Non so perché, ma che ho perché? Questo feeling. Quindi io parto. Fere. Ma non è giusto, mi vedi solo perché ho la scritta in testa. No, non c'è nessuna scritta. No, l'hai veramente già beccata. Vedo il rosa nelle tue magliette. Non è vero. No. Allora, vabbè. Fere era dentro questo cespuglio. Vengo con te a cercare. Seguimi, allora. Fere. Ma seguimi. Dai, tanto ma io... no, ma Ferenichi sa il nascondiglio di Luca. Sì, ma io seguo e basta. Ovviamente non faccio le parti di te. Anche perché tanto non ci guadagna nulla a dirmi è dove vero, siete. È vero, è vero. Facciamo così, allora. Diamo un po' di cibo se non gli fai trovare Luca e me. Ok, perfetto. Ferenichi, diamo un po' di cibo. Non vedo nulla. Però secondo me dovresti anche controllare dentro casa. Cioè, io non lo escluderei. Sinceramente non so bene dove sono andati. Bene. Non perdere tempo. No, che stavano confabulando di cose strane. Io non sono sicura che sia lo stesso nascondiglio che mi ha fatto vedere prima Luca. Ti no, no, è lì, è lì, è lì. Lui non aveva altri nascondigli pronti. Dove stai andando, Steph? Sott'acqua. Steph sta andando via nel non mare. Non si sa mai. Allora, speriamo che minuti. Lo porti via la corrente. Sì, così ho messo un cronometro cibo. Col telefono, Espi. Non imbroglio ma mai. Ma quanto siamo, Steph? Ferenichi può controllare. 1:30 e lo mostro anche in webcam, così ti potrei assicurare che è vero. È tutta una scusa per farti perdere tempo. Dai, vai. Tu sei bravo solo a trovare me, guarda. Anche solo a rovinare i miei. È vero, Steph. È vero, quello è vero. Solo a rovinare le mie speranze, guarda. Qui... Vabbè, ci sono tanti posti che non hai controllato. Quindi. No. Okay. È perché è gigante questo posto, so. Fere. Però abbiamo detto che stavamo vicino alla casa, quindi secondo me non sono troppo lontani. Non è che ti hanno fatto il nascondiglio stranissimo. E lo so. Solo tu che non li vedi. No, non li trovo. Steph, io non so perché diventi scarso tu quando giochi contro Espi e Luca. Allora, non lo so perché. Aspetta, che qua. Dove sei finito? Li troviamo. Sono nei cespugli vicino agli scogli, ma niente di niente. Non sono neanche qua. Ok. Siamo dai, spariti. In piscina mi non sa ci che sono. Ma quanto manca? Seguo io nei nascondigli. Io voglio tutto per me. Espi. 2 minuti 15 secondi. No. Espi è vicino alla piscina grossa dei cespugli. Allora. Oh, grazie. Non è vero. Ma cespugli in alto. E Luca, prova la roccia.
Quanto manca? No, spugli in alto. Quanto manca? Luca fra le rocce. Ci vedi? Cerca fra le rocce. No, non li vedo. Quanto manca? Avete vinto entrambi, vi dovete dividere il pranzo. Sì! Mi spiace. No, 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 me lo prendo soltanto io perché Luca mi ha tradito. Uscite un attimo fuori. Mio, 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 mio. Lì sopra non hai controllato, lì sopra. Sì. No, non ci sei andato, sì, lì, sì, sopra. Ah, io ho visto Steph volare accanto a me, però non mi ha visto. E vedi? Boh, vabbè. Wow. Guarda, Steph, come minimo devi guadagnare un sacco di soldi e comprarmi cibo a non finire. Te lo dico già. Cos'è che state complottando voi? Beh, comunque, tutti si cuccano il cibo tranne Steph. No, Ferre non si becca nulla. Ah, no, è vero, mi hanno detto che Ferre sì, si becca una piccola parte di averti distratto. Ok, grazie. Piccolina, però. Neanche metà carota. Neanche metà carota ti meriti. In ogni caso, andiamo in città a comprarci del cibo e a comprare dei vestiti. Perché io mi sono rotto le scatole di avere questo look. Ma a me piace banale. Ferre, Steph, siamo senza soldi. Ferre, noi andiamo a vedere i prezzi. Magari qualcuno è gentile e ci regala le cose. No, non ti regalano niente. È molto cara quella. Andiamo città, a vedere. Male che vada, se costa tutto troppo, lavoriamo. Però io prima voglio vedere se qualcuno ci regala qualcosa. Quindi andiamo in città. Ragazzi, abbiamo bisogno di un po' di pentole, piatti. No, e del cibo. Ok. È fondamentale. Venite qua, venite. Andiamo a vedere cosa ci propongono. Non farli portare a noi almeno. Portali tu. Costano tantissimo. Ma come costano 150 tantissimo? Ogni piatto. E le pentole 300/500. Oh mio Dio, ma che razzi prezzi hanno da queste parti? Esagerati però. Allora, si tenga le pentole. Noi cuciniamo con le mani. Grazie. Davvero? Ferre, dove sei invece? Al negozio di giocattoli. Ferre, cosa ci fai nel negozio di giocattoli? Sto guardando ancora negozio. Wow, è bellissimo questo posto. Dai, ci sono cose troppo belle, però. Il tizio è un po' inquietante. Ho comprato una cosa. Il nostro caro commesso. Cos'hai comprato che non c'hai soldi? Non è vero, io ho dei soldi conservati. Ciao, di cui non ti ho parlato. Possiamo salire sul T-Rex. Allora, ho trovato un lavoro, io ve lo dico, sarà faticoso, giorno e notte, bisognerà sudare tantissimo. No. E sarà davvero difficile. La guardia notturna. E questo lavoro è il Mura Minigolf. Mura Minigolf? Mura Minigolf. Il minigolf. Volevo far finta che fosse il muratore. E in realtà è il minigolf. Andiamo. Su, ma su, su, su. Pensare che ci siamo cascati noi. Ci eravamo cascati ma in tutti. Questo posto non ci siamo mai stati. Che bello. Che bello. Oddio, che cos'è questo? Ma siamo in una zona nuova. È la zona dei lavori. È la zona dei lavori. Non sapevamo. Infatti non siamo mai venuti a lavorare. Guarda, perché siamo poveracci. Guarda, c'è nel parco. Guardate qui. Oh, allora, bello. Andiamo qui. È bloccata. Su. Oh, che bello. Allora, okay. Come funziona di preciso? Sono io il primo? Non lo so. Tutti insieme. Tutti insieme, okay. Insieme, ok, vai. Ho abbastanza paura di andare a sbattere. Sì. Non male. Dobbiamo passare per il ponte? Faccio io. No. Complimenti, Luca. Luca, hai sbagliato strada. Luca, non c'era bisogno, dovevi andare dritto. Espi, puoi andare che se no ti prendo in pieno, grazie. Ok, aspetta, devo calcolare tutta la traiettoria, scusami. E via! Ma dobbiamo andare... Ok, sì, ho capito bene. Oh, faccio buca! Perfetto. Faccio buca! Cosa, Ferre? Toccami quasi un po', Steph. Quasi. Cioè, dai. Con quanti tiri, Ferre? Fatto. Ok, ci provo anch'io. In basso, via! In basso a sinistra. Par 4, stroke 4, non so. Dai, vai nella buca. No, Espi! Sì! No! Quella di sotto, quella di sotto. Vediamo se ce la faccio. Dai, Ferenichi, arrivo anch'io. Eccomi. Dai, con un tiro in meno ce l'ho fatta. Dai. Ok, arrivo, Dai, Luca, tocca a te. Dai, Luca. Mi sa che ha fatto un sacco di tiri. Luca ci ha messo 10 tiri. Allora, io 4, SP3, sì, tu 4 e Luca 10, poverino. Vabbè. Attento a face and cake. Per ora siamo un sacco in vantaggio, Perfetto. Non dobbiamo sbagliare nulla. Ok, secondo posto. Vabbè. Per il fare il par, 5 tiri. Oh, io non capisco la strada, ragazzi. Oh mio Dio, che cos'è? Qualcuno ha capito qualcosa? Vado. Ah, ok. Provare. Ok. Via. Ok. Perfetto. Buona così, buona così. Lo so, notato, Ferre. Cerca di non sbagliare troppo perché Luca sta andando benissimo. È che ti devo dire, è difficilissimo. Com'è che si fa? Sono belli forti, belli potenti. Okay. Questo è bello. Potenti qui. Bravo, Steph. Vai. Bravo, Steph. Ciao, Luca. Vai, Luca. Dov'è la buca? Aspetta, io ho paura di sbagliare. Ok. Ma meno uno, Ferre adesso? Io sono andato benissimo. Devi fare tutta la curva. Ma dai,
Ma è difficilissima questa cosa. Nessuna vita. Vai. Io odio il golf. Di pochissimo. Perché stiamo giocando a golf? Io lo odio. Sì. Questo lavoro ci hanno proposto. No, non ho pazienza io per queste cose. Vai. Ma assolutamente no. Vai. Piano piano, piano piano. Ok. Ma vai. 11 tiri, che schifo. 11, 6. E ho sbagliato 4. Strada, è quello. Non si capisce dove devi andare. Ok, Luca 16, 15, 8, 9 e 8. Facciamo dopo le somme perché per adesso sono decisamente troppi calcoli da fare. Oh no, ci sono i mulini qui. Vabbè. Ma è già troppo difficile. Da dov'è che si parte? Qua. Ogni volta mi confondo. Oh no. Via! Allora, io vado adesso. Ok, il tempismo è buono. Mi sta trascinando. Io non so più dove mi sta trascinando. Sono vicino a che ti trascina. Grazie. Grazie mulino. A me sta portando. Guarda. Ma dove mi porta? Espi, dove siamo finiti? Eccomi. Ok. Arrivo. Che brutto tiro. No. Allora. Ma dai, ma come ha saltato la rete? Cerca di azzeccarla adesso. Guarda, ti spingo. No, non funziona. Dai. Sì, ce l'ho fatta, par. Ce la faccio? Per fortuna. Ce la puoi Vediamo. Fare, Steph. Un bel tiro calcolato, dai, ce la fai. No, no. Scendi, dai, scendi. Steph, niente. Ma no, per pochissimo. Dai. Vabbè, dai, vado così. Ok. Ah, tutti sono quattro? Sono andata meglio. Tutti quattro, tranne Luca 5. Bene. Dimmi. Devo giocare alla ruota. Ma come? Devo trovare qualcosa di bello. Lo so che i soldi li dovrei usare per ma il cibo ruota? E per le pentole. Ma dobbiamo Luca, mangiare. Steph, no, il casino. Mi sento fortunato. Di nuovo il mi gioco d'azzardo fortunato. Nella vita di Steph. No, Steph, ne sei appena uscito. Lasciatemi in pace. Ne Lasciatemi sei appena in pace. Uscito, Steph. Corre, devo corre, giocare a Spin to Win. 500 monete. Vado, Fede. Vado anche io. No. Come vai? Vado alla ruota. Vado. Dai. Cosa vinco? Qualcosa di bello. Qualcosa di bello. Cibo. Qualcosa di bello. Vi prego. Abbiamo, i waffle. Abbiamo lavorato un sacco per sfamarci. Quel gattino. Un gattino. Cos'è? Vinto. Ho vinto il gattino. La Ula allora, Doll. Ho vinto 3 sacchi di gatti. Cosa? E gattino. No, ho vinto 5 sacchi a di gatti. A 5 gatti. Sacchi di gatti, scusami. Cosa vuol Vabbè, dire? Se la mettete 5 così, lo giro anch'io. Ma come? Lo giro anch'io. Smettetela. Smettetela. Com'è che si gira? Devi premere... Ok, semplicemente. Vediamo. Oh, state spendendo un sacco di soldi. Ragazzi, ho arredato la cucina. Venite a vedere. Davvero? Secondo me non è male. Allora, prima di guardare il tavolo, guardate qui. Guardate la macchina dei popcorn con la cosa della soda. Che bella. Ditemi che non è bellissimo. Che belle, sì. È infinita, okay. Sì, che possiamo mangiare. Sì, è infinita, Espi. Vai tranquillo, mangiala per sempre. E poi c'è un problema. Non lo so, anche disdire il contratto dell'acqua, tanto usiamo la Coca-Cola. No, Espi, è meglio di no, è meglio di no. Non farti venire strane idee. No, Espi, non si lavano i piatti con la soda. Però vi volevo far vedere un attimo la tavola, perché sì, ho avuto qualche problema. Allora, prima di tutto, mi sono reso conto che i piatti ne ho comprato due invece che quattro. A prenderne due anziché quattro. Poi mi sono reso conto che il coltello è un po' troppo grande, quindi quello è solo per Fere. Ovviamente. Oddio, non voglio stare vicino a lei. Io non mi... Ho neanche davanti. Che mangiamo? Luca, vai tu che tanto vabbè, non ti qui. Posso affettare, vai. Mi sembra una buona idea. Ho pensato che noi mangiamo con cucchiaio e tazza. Boh, dai, potrà andare bene, per qualche giornata andrà bene così. Mio Dio, quindi, Steph, ma cosa questa fatto? È la nostra cucina. Però adesso vi devo far vedere altre due cose. Venite in camera da letto, c'è una sorpresa per Fere. No. Ha speso tutto Fere, aspetta. Per quel giocattolo, entro. Vai, andiamo. Vediamo. Oh mio Dio, che bello. Ma lo puoi schiacciare, lo senti il rumore che fa? Rumore. È questo? Vabbè, voi potete anche andare, io rimango qui a schiacciare. Quello è il gattino giorno. Che ho vinto con la lotteria. Ma che bellino. Ho migliorato un sacco la nostra camera. Cioè, sì, ok, è vuota, però almeno è carino, quindi sono felicissima. Che belli le tartarughe, mi piacciono un sacco. Allora, lo sapevo. Posso e invece tutto il giorno a schiacciarlo. Questa è una sorpresa per tutti. La prima cosa Davvero? Che finalmente mettiamo sottoterra, ovvero nel Oddio! Nostro magazzinetto, seminterrato, cantina, quello che volevamo. Boom! Come un trampolino in cantina. Steph, avete ragione. Secondo me non ci stiamo. Steph, scusate. Ma che idea è questa? No, avete ragione, ho rovinato tutto. Allora mettiamolo fuori vicino alla piscina, dai. Okay. Ci mancherebbe altro, ci dai. Qua. No, lo usiamo per fare i tuffi. Guardate. Bellissimo. Sì, dai. Andiamo. Aspetta. Devo prendere il tempismo giusto. Yes. No, ho mancato il trampolino. Perfetto così. Adesso la nostra casa è molto meglio. Poi non so se avete notato, ma ho cambiato anche un po' di colori. Sì, ho messo visto. Questa parete così un po' rossa perché è molto romantica. È più un bordeaux, forse. Il diciamo la nostra come si chiama? Cucina. No, per però terra. Devo mettere anche un lucchetto migliore alla porta perché continua a entrare gente. La moquette blu. È un amico di Luca questo, sono uguali. Questo è amico di Luca. Luca è tuo fratello. Ah, tuo cugino, perfetto. È il cugino gentleman. Ah, eccolo. Perfetto. Come si chiama? Ha un
affronti il demone, ma stai tranquillo. Cosa vuoi cacciare i demoni? Vai via, vai via, via. Abbiamo questa discendenza un po' strana. Show, guarda come scappa, guardalo. Guarda che si dice, scendeci un like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.